rappresenta certamente un set a cielo aperto, le bellezze, ma anche i tanti artisti che annualmente crescono e con grande piacere vivono queste grandi emozioni delle bellezze della nostra costa. E credo che quest'anno l'evento si sia arricchito di un ulteriore elemento, di un'anima sociale, con la presenza di Harry Kennedy, che è un nome che tutti conosciamo per le sue battaglie sui diritti umani e che ci ricorda qui, soprattutto a Napoli, la presenza di John Kennedy, del presidente Kennedy, 50 anni fa, che tanto emozionò i napoletani, i campani, e credo che lo stesso Kennedy rimasse molto emozionato. Quel legame che da tempo non si è mai dissolto tra i napoletani, i campani e gli Stati Uniti d'America. È un festival pieno di cultura, di grandi talenti, ci sono talenti da registi, sceneggiatori, produttori, attori, cantanti, musicisti, compositori, cioè c'è un po' di tutto, e questo è un modo proprio per rilanciare, è sempre stato molto famoso, ma noi aiutiamo sempre affinché questa zona, no, la Campania, Ischia, vengano sempre più conosciuti nel mondo, no? Ma è stato soltanto capitalizzare quello che avviene quotidianamente da sempre, cioè il Golfo di Napoli da maggio a settembre è frequentato da tutti i personaggi più importanti al mondo. L'intuizione è stata quella di mettere un po' a sistema questa potenzialità, e devo dire che siamo molto orgogliosi perché riusciamo a far interagire grandi artisti come Enzo Gragnaniello, Made in Napoli, con il mondo. Per esempio quest'anno il duetto a sorpresa è Michael Bolton con Maria Nazionale. Cioè a Ischia non ci sono barriere, Ischia è una città bellissima, un'isola incantata, la gente ospitale, accogliente, si può veramente vivere 10 giorni di grande cinema per tutti, perché l'ingresso nelle sale è gratuito, e poi si possono incontrare tanti personaggi che vivono senza guardie del corpo, senza scorte, nulla, proprio nell'interesse soltanto di godersi una bella vacanza intelligente, interagire con i propri colleghi internazionali e portare a casa magari delle future collaborazioni.